Amici di TV6, benvenuti in questa nuova puntata delle Aquile d'Abruzzo. Oggi visiteremo uno dei borghi più belli d'Italia, un gioiello d'Abruzzo, Pacentro. Insieme al mio amico Stefano poi ci caleremo in una nuova avventura, affrontando la velocità estrema della zip line di Pacentro. Visiteremo il castello, ma ci sposteremo successivamente anche in un'altra zona, sempre dell'Aquilano, che conoscete tutti, la Rocca di Calascio. Seguiteci! Giro per le vie di Pacentro con Sara. Ciao a tutti, benvenuti a Pacentro. Ci stiamo entrando nel palazzo storico del comune di Pacentro insieme con Sara e Stefano. Mi trovo ora nella sala principale di Pacentro, la sala del comune di Pacentro, insieme all'assessore Sara Santini. Buonasera a tutti. Ciao Sara, allora io vorrei chiederti e farti un po' di domande. Prima di tutto la domanda fondamentale che tutti si aspettano: cosa ha da offrire questo paese ai visitatori che vengono praticamente per passare una giornata o un weekend qui da voi? A Pacentro c'è tanto da vedere, sicuramente innanzitutto dal punto di vista naturalistico, perché è un borgo completamente inserito nel Parco Nazionale della Maiella, quindi montagna, aria fresca, laghi, fiumi, insomma. Dal punto di vista storico anche c'è un importante castello, il Castello Caldoresco, che poi sicuramente andremo a visitare. C'è una casa che si chiama la Casa di Marmurita, che è stata lasciata praticamente nelle condizioni in cui è stata trovata negli anni 60, quindi come si viveva una volta. C'è un convento del 1500 bellissimo con un chiostro che è stato restaurato da poco, e quindi tanti posti. La visiteremo anche questa casa, quindi? Sì, sicuramente. Okay. Adesso invece una domanda un po' personale. Tu penso che sei originario di questo paese, no? Hai sempre vissuto qua. Che cos'è per te questo paese? Soprattutto quindi anche abruzzese, no? Che significa per te l'Abruzzo? Allora, l'Abruzzo è una terra bellissima, secondo me, spesso poco valorizzata, e questo è uno dei problemi principali, forse poco conosciuta, però direi che negli ultimi anni stiamo accelerando da questo punto di vista. Ci sono dei posti bellissimi, mare, montagna, tante esperienze da fare nella zip line, altre nel circondariato che tu hai ben mostrato nelle varie puntate, quindi posti bellissimi, insomma, sicuramente da visitare. Noi abbiamo oggi quindi l'onore di essere scortati da un cicerone come appunto è Sara, che ci guiderà adesso per tutte le vie di Pacentro e ci farà scoprire i luoghi nascosti di questa eccezionale terra. Andiamo!
sarà. Ci siamo spostati dal comune in questa casa, che è praticamente una riproduzione di una delle case antiche, e l'abbiamo fatto attraversando delle viuzze veramente molto caratteristiche, proprio tipiche dell'Abruzzo doc. E questo paese mi è subito sembrato un gioiello d'Abruzzo, sembra quasi una bomboniera, un presepe visto dal di fuori, da turista. E questa casa è praticamente quello che era ed è, perché ci sono ancora signori che conservano la storia e la cultura degli anziani qui a Pacentro. È praticamente quello che era una volta la vita del paese, quindi la vera storia del paese di Pacentro. Mi vuoi spiegare un po' in che situazione ci troviamo? Vedo anche una sagoma di una signora che ha anche una faccia molto simpatica. Direi Marmurita, la proprietaria della casa proprio. E questa era appunto la casa di Marmurita, classe 1980, e quando è morta è stata trovata esattamente in queste condizioni, quindi noi l'abbiamo praticamente lasciata nelle condizioni in cui l'abbiamo trovata, e riproduce fedelmente quindi la vita dei contadini degli anni 50-60 di Pacentro. Una particolarità è che sotto il letto Marmurita aveva la sua cassa da morto, che la conservava lì proprio in attesa appunto del momento della morte. Quindi non mi sembra che attualmente, ad oggi, ci siano personaggi che fanno questo, almeno penso e spero. No, era l'unico lusso che poteva permettersi e quindi ci teneva particolarmente. Questa invece è una riproduzione in scala proprio della casa di Marmurita, che è stata fatta da un artigiano del paese. Quando è morta Marmurita? Negli anni 70, più o meno. Anni 70, perfetto. 70. Ed è stata messa dentro la cassa che si conservava sotto il letto? No, la cassa è rimasta lì, è stata un'altra, un po' più moderna, diciamo. Io sono curiosissimo, andiamo subito a vedere il letto, okay. Quindi. Era piccolina? Sì, piccolina. Vedete, là sotto c'è la cassa di Marmurita. Piccola, alta, sarà stata alta 1,40? Sì, molto bassa. Con tutti gli anziani più o meno di quegli anni. Vedo anche degli attrezzi per un figliuolo, per un giovane ragazzo probabilmente. Sta una culla. Sì, queste sono aggiunte che abbiamo fatto noi proprio per riprodurre la vita di quegli anni, degli attrezzi tipici che si usavano una volta col caminetto. Io direi che possiamo continuare adesso il nostro percorso per Pacentro fino ad arrivare alla zipline, dove ci caleremo in questa nuova eccezionale avventura. Stefano, sei pronto? Prontissimo. Andiamo. Eccoci. Ciao. Siamo arrivati al punto di partenza. Ciao. Ci iscriviamo adesso lui. Ciao. Antonio, piacere. Mi chiamo Antonio Pisone. Antonio Pisoni, ed è praticamente il direttore della zipline della Magliella, che sicuramente conoscete tutti perché è molto presente anche sui social. Grande. Antonio, allora, che cosa ci fai provare oggi? Dai, andiamo su, facciamo un lancio. Spiegami un po' come funziona questa zipline, quanti metri ci vuole? Allora, abbiamo un lancio che è un chilometro di cavo. Un chilometro, perfetto. Un chilometro di cavo, altezza massima dal suolo parliamo di 150 metri. Wow, 150 metri. E la percorrenza stiamo sul minuto. Le velocità andiamo dagli 80 ai 90 km orari come velocità di punta. E si parte da una stazione che sta qui sopra l'abitato di Pacentro e si costeggia tutto il centro storico, quindi le torri, il castello medievale, la cattedrale, e si arriva praticamente all'ingresso del paese. Quindi il panorama sarà sicuramente sì, insomma, molto rilevante, cioè abbiamo tutto il massiccio della Magliella poi sulla destra. Da quanti anni fate questo? Siamo giovanissimi, è un anno. Noi siamo partiti a giugno 2019, un anno fa, esattamente un anno fa. Una domanda che sicuramente tutti si chiederanno, allora, certo. È sicuro come attività? Sì, la vogliamo in totale sicurezza. Proponibile quindi a tutti? Assolutamente, non abbiamo sostanzialmente limiti di età, abbiamo fatto volare bimbi piccolissimi, parliamo di bimbi di 5 anni, e abbiamo avuto, non pensavamo, diverse esperienze con signori ultra ottantenni, novantenni anche. Addirittura. Belli intrepidi, sì. Ho visto che praticamente utilizzate un sistema da seduti, non sì, al classico volo dell'angelo. No, non agganciamo orizzontale, facciamo l'aggancio sternale. Antonio, un'ultima domanda. Secondo te perché una persona dovrebbe provare l'ebbrezza di volare con la zipline? Allora,
è un'esperienza liberatoria. Ti godi un panorama che ha una certa valenza e sviluppi velocità, insomma, quindi parliamo pure di adrenalina e la sospensione dal suolo che comunque ti dà quell'effetto, no? E sostanzialmente sì, è una cosa, una volta avvenuto lo sgancio dalla pedana di monte è totalmente liberatoria come esperienza. Cioè questa è una cosa, appunto, è considerata uno sport estremo, ma sostanzialmente la porta dai tutti. Sì, sì, poi ormai anche io. Quindi per questo ti dico, è davvero un'esperienza liberatoria, cioè una cosa da provare. Sì. Molti magari che vengono, sai, un po' di paura dell'altezza, no? Velocità, e una volta scesi, facce sorridenti. Sì, un'esperienza che si vive tranquillamente ed è davvero alla portata di tutti. E noi la conosciamo molto bene questa esperienza, perché l'abbiamo sfidata praticamente in tutto l'Abruzzo con tutte le puntate che abbiamo fatto finora. Quindi adesso, Antonio? Adesso andiamo, ci prepariamo, andiamo su con la nostra lametta e ci impreghiamo e facciamo il lancio. Vai, siamo pronti. Andiamo. Dai, andiamo. Eccoci, stiamo per partire. Questo è il percorso, è sotto a noi il vuoto nel paese di Paicentro. Stefano, sei pronto? Pronto, come sempre. Andiamo? Andiamo. Dai. Allora, dicevamo, ragazzi, dicevamo quindi sempre distanziati dalla fettuccia centrale e in generale dal perimetro di questo triangolino che è montato sul vostro imbrago. La mano la metto là io? La puoi tenere sulla fettuccia, sul triangolo, la mano puoi tenerla dove vuoi. La posso tenere fuori? Puoi anche sganciarti. A posto. Mi raccomando, le puoi come riferimento, eh? Vai. Ci sei allora? Ti sgancio? Dove sì. Ok? Dai, buon volo! Salendo lungo le vie di Pacentro per questa salita fino su al castello, dove ci sta per aspettare un altro ospite che adesso andremo ad intervistare. È il guardiano di questo castello da diversi anni. Eccoci arrivati al castello finalmente, vi presento era ora. Un altro ospite, il suo nome? Augusto De Cesare, mi dice Sara che sei, diciamo, il guardiano di questo castello da diversi anni. Beh, è il gestore. Il gestore, vabbè, no? Però a me piace più dare una vena romantica e poetica, mi piace di più pensare che sei il guardiano di questo luogo, anche perché sai la storia, la cultura e la tradizione collegata proprio al castello. Diciamo che conosciamo qualche cosa. E adesso mi aiuterai a scoprire ulteriori informazioni su questa incredibile struttura. Siamo a disposizione. Praticamente parliamo quindi di che epoca? Settimo secolo. Okay. Longobardi. Quindi è uno dei castelli più antichi di Abruzzo. Sicuramente il più antico d'Abruzzo, sicuramente. Più antico addirittura. Sì. Allora precisiamo pure questo, altrimenti uno dice perché è più antico d'Abruzzo.
l'Accademia Nazionale di Francia, con sede a Roma, diversi, non so, una ventina o circa 20 anni fa, ha fatto una ricerca su tutto l'apparato medievale abruzzese, nella quale rientrano anche i castelli, prendendo con tutti i manoscritti le fonti storiche tutte, è risultato che questo qui era quello che aveva, era il più vecchio, ma questo però non significa che questo è il più antico. Questo noi diciamo, usiamo la formula, è il più antico oggi esistente, perché può darsi che ci siano castelli più antichi, certo. Non c'è però nessun documento scritto che indichi quella data. Ci possono essere castelli che noi non conosciamo, sono completamente distrutti, che non sono antichi, quindi dire che il castello è più antico d'Abruzzo, però con queste particolarità. Augusto adesso ci porterà dentro una delle sale principali del castello. Andiamo. La torre Longobarda è quella, questa qui, questa è quella però più bassa. Questa qui, questa che poi si restringe, se vedete. Ok. Ok, perfetto. La torre più alta del castello quanti metri sono? Che siano 25. 25 metri, che è questa qua che abbiamo sulla sinistra invece. Adesso a breve andremo anche sulla torre per godere di questo panorama incredibile che offre e che dà praticamente su tutta la vallata e su qua centro. Centro, abbiamo visto il castello veramente magnifico, io poi sono un grande amante del Medioevo e anche Augusto è stato veramente una guida eccellente. Io e Stefano ci siamo cimentati in questa esperienza un po' adrenalinica della zipline. Adesso però vorrei farti un'ultima domanda per quel che riguarda Pacentro e i servizi che può offrire. So che ci sta una festa ogni anno molto importante, è una festa storica, chiamata la Corsa degli Zingari. Giusto. Me ne vuoi parlare un pochino? Allora, si tiene di solito la prima domenica di settembre, quest'anno sarà proprio il 6 settembre, e il nome deriva dal dialetto pacentrano e zingaro significa proprio a piedi nudi, scalzo. Quindi sono questi ragazzi, anche meno giovani, che partono da una pietra, si chiama la pietra spaccata, una pietra tricolore, e scendono correndo, attraversano il fiume Vella e arrivano alla chiesa della Madonna di Loreto. Quindi una tradizione assolutamente millenaria da vedere almeno una volta nella vita. Quindi il 6 settembre venite a Pacentro a visitare questo splendido paese e potete anche partecipare e vedere questa corsa. Detto questo, da Pacentro ci spostiamo invece adesso in un altro luogo caratteristico d'Abruzzo, probabilmente quello più affascinante, quello che identifica un po' l'abruzzese, che è Rocca Calascio. Andiamo! Siamo ormai lontani da Pacentro, ma prima di raggiungere la rocca ci siamo ritrovati qui a Sulmona con dei falconieri di questa zona e adesso vi farò vedere un po' di animali. Ok, prima di andare a Rocca Calascio ci siamo spostati a Sulmona da Pacentro e ho incontrato una mia amica, una falconiere anche lei, anche un falconiere abbastanza affermato qui nella zona. Si chiama Alessandra, di cognome come fai? Scusami. Giampaoli. Alessandra Giampaoli, adesso ci spiega un pochino di più quello che fa e l'arte della falconeria. Prego Alessandra. Ciao Giovanni, allora ci troviamo qui oggi alla fiera storica di Sulmona e io ho una ditta di falconeria, mi occupo di bird control, attività di spettacoli, giornate di falconeria e didattiche, un pochino come te, un pochino più soft. Ma ho visto anche in lontananza che c'è un animale che probabilmente vuoi presentarci. Allora,
Adesso arriverà Eris, una poliana di Eris, ha 6 anni e lei è una cacciatrice, fa con noi il biscotto. Adesso arriva. Eccola che arriva, eh? Eccola. Wow, che bella! È la nostra cacciatrice numero uno. Questa è una poliana di Eris, vuoi dirci qualche cosa in più? Allora, di questo splendido esemplare di poliana? La poliana di Eris è un animale sudamericano, la caratteristica è di, che sono, una, sono animali di tipo matriarcale, vivono in, in società, gruppi di anche di 15-20 esemplari, e lei è una, è un'alfa, è una prima donna. Finalmente siamo arrivati a Calascio, stiamo per salire su alla rocca, e però dovremo farlo probabilmente a piedi perché la strada è chiusa in questo periodo. Adesso però andiamo a chiedere se è possibile usufruire del servizio bus navetta, seguitemi. Allora, l'info point dovrebbe essere qua, però non c'è niente, dovrebbe partire la navetta, ma mi hanno appena detto che probabilmente la navetta non parte a quest'ora e quindi l'unica alternativa adesso di salire su a Calascio è a piedi. Dovremo fare un percorso che durerà all'incirca un'oretta. Io e Stefano siamo abbastanza allenati, quindi lo faremo di corsa visto che sta scendendo il sole. E niente, andiamo! Sai come va? Ce la facciamo? Ce la facciamo. Andiamo. È tosta, eh? E ancora dobbiamo arrivare su. Siamo praticamente ancora all'interno del paese di Calascio. Eccoci. Siamo quasi arrivati alla chiesa ottagonale, dietro la chiesa c'è la rocca di Calascio. A quanto pare oggi c'è abbastanza turismo, molte persone. Mi raccomando, se venite a Rocca Calascio cercate di rispettare i sentieri, quindi rimanere nei sentieri perché ci troviamo nel territorio di un parco. Non fate come fanno i ragazzi che adesso stanno su. Strano che non c'è nessuno a controllare, tra l'altro ci dovrebbe stare almeno un guardiaparco, però purtroppo mi rendo conto che il parco è molto grande, quindi è difficile controllarlo tutto, anche se è uno dei monumenti più visitati di Rocca Calascio. Ed ecco a voi la magnifica Rocca Calascio, il tetto d'Abruzzo. Non possiamo partire con i droni perché non c'è data la possibilità di farlo, ma adesso ci faremo un giro all'interno per farvi vedere meglio questo avamposto. Andiamo!
niente, alla Rocca di Calascio è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata con le Aquile d'Abruzzo. Thank you.